Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Perché accontentarci di un drone tipo questo quando potremmo averne uno fatto con una vasca da bagno? Ragazzi, questo è solo un piccolo video perché ci tenevo a condividere con voi un piccolo video che mi ha mandato Nicola della OGC, quelli che producono queste console per intenderci, e mi ha mandato questo video riguardante un drone, ma un drone che trasporta persone, ma creato e costruito con una vasca da bagno e creato in maniera veramente super artigianale. Il video è semplice, magari tanti di voi l'hanno già visto, io non l'avevo ancora visto, quindi volevo condividerlo con voi perché davvero è assurdo. Diciamo che in questo video lui va con questa vasca da bagno volante in pasticceria e poi se ne va dalla pasticceria. Ok ragazzi, adesso lo guardiamo insieme, magari appunto tanti di voi l'avranno già visto, magari per altri la prima volta, quindi commentate voi. C'è veramente qualcosa di incredibile e di assurdissimo il progetto di questo ragazzo, che ha creato veramente un qualcosa di super fantastico, anche se veramente una cosa sembra improvvisata, anche se però vola, quindi di improvvisato magari non c'è veramente tutto, però a livello di materiale, di struttura è davvero super improvvisata. Lui decolla, vedete, con questa vasca da bagno volante. L'unica cosa che si notano queste, diciamo, specie di lance sui bracci anteriore e posteriore che dopo spariscono, quindi probabilmente il video è fatto in più volte, non è un video unico, però guardate l'incredibilità della cosa, cioè guardate com'è grezzo, guardate i bracci dove è fissato, dove sono fissati i motori, è pazzesco. Sono, diciamo, dei tubi di metallo, veramente incredibile. Guardate anche i cablaggi, tutto super artigianale con scotch, proprio tutto molto grezzo. Ma qua guardate sotto, diciamo, la base d'appoggio è incredibile perché è una spugna, cioè il drone come carrello d'appoggio di decollo ha una spugna. Lui atterra, va in pasticceria, compra quello che deve comprare, lascia il suo drone volante o la sua vasca da bagno volante nel parcheggio. La cosa strana è che non c'è questa, diciamo, meraviglia della gente che si vede, lo guarda come per dire sì, è normale. No, magari normale non è, però probabilmente gente che è abituata a vederlo girare per il paese con sto coso e non si meraviglia più, non lo so, perché vedete, non è che sono così stupefatti della cosa. Lui esce con la sua borsina, con il radiocomando, perché lo sta pilotando stando seduto sopra con il radiocomando, come se fosse un drone come questo, se vogliamo, o anzi un drone FPV. Quindi lancia dentro il suo sacchetto che ha appena acquistato in pasticceria e ragazzi sale, guardate anche il sedile come proprio artigianale, l'abbigliamento è come se uno che va col motorino a fare la spesa, veramente abbigliamento super base e guardate, fantastico, mi fa morire il carrello di decollo, cioè questa spugna sotto che è quella che gli permette di atterrare in sicurezza, è fantastico. Il video finisce così, ma è qualcosa di fuori di testa, uno perché comunque è un qualcosa che vola con su una persona, è già quello, tanta roba, due perché è creato in maniera artigianalissima e tre è una vasca da bagno, cioè fondamentalmente è una vasca da bagno che vola, cioè pazzesco, pazzesco, e direi anche tanta tanta roba perché comunque vola e dal momento che vola è fantastico. Quindi ragazzi, era solo questo un piccolo video per condividere questa cosa che ci tenevo tantissimo, perché per chi ama il mondo dei droni e non solo, probabilmente perché è affascinante vedere una cosa del genere, è interessante, soprattutto fa anche un po' ridere per come è stato costruito il progetto. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, se avete già visto questo video, se è la prima volta che lo vedete anche voi come lo è stato per me, e se questa mia condivisione di questo video è stata interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, anteprime, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o un video come questo. Ciao!